a tutti, io sono Luca. Io sono Claudio. Siamo qui da Baseline dal 2009, se non capite un basso. Non facciamo per voi. No, e oggi torniamo con le vostre molestissime richieste. Yeah, finalmente. Che momento bellissimo. Chi è il molesto di oggi? Allora, il molesto di oggi è, andiamo a vedere, il nostro amico Amerigo Rolli. Ci chiede: ragazzi, la Lusonic J Special ed una GR700 Plus è una richiesta abbastanza molesta? Sì, è una richiesta abbastanza molesta, ma è fattibile. Fattibile, quindi ti quindi accontentiamo. Ti accontentiamo e la facciamo. Quindi che cosa abbiamo? Una Lusonic J Special. Eccolo qua. Che è questo qui, in tutta la sua gloria satinata questa volta. Facciamo vedere satinato. Esatto, parliamone un attimo. Questo è della serie tutto in alluminio, pick up Ispira, elettronica attiva passiva con tono passivo, acero acero, alluminio, meccanica hipshot. Voilà. Penzambò. Invece di ampli? GR 700 Plus, come ci ha chiesto la ammiraglia di casa GR. E quella semplice ma bella potente, equalizzazione a tre bande. Salutiamo Gianfranco che siamo a Seffino. Ciao Gianfranco che ci segue da casa. Ricordati taralli. Già, è vero, ricordati taralli che erano particolarmente buone, che noi non piacciono. No. Ci rifacciamo fuori in due secondi. Al posto di mandare ampli, manda taralli. Manda, sì, mandaci delle casse intere di taralli. Ma torniamo a noi, sì, che sennò qui facciamo notte a parlare di taralli. Proviamo a sentire un pochino come Vai, suonano. Sentiamo, dunque, sentiamo. Stiamo usando la 1x12. Stiamo usando la GR112, esatto, una 8 ohm, 350 watt di carico. Perché? Guarda qua. Bella. E Twitter, se non mi sbaglio, aperto. Sì. E allora, sentiamo innanzitutto come suona il pick up flat e la testata flat. Quindi tutto flat, mid EQ fuori, sub filter disattivato, e sentiamo un po' come funziona. Molto bello, il cono da 12 pollici è molto reattivo, secondo me complementa molto bene sia questo tipo di testata che il basso in questione, che è comunque un basso con una caratteristica di brillantezza e di definizione molto molto accentuata. Vediamo giusto un pochino, giusto un filo. Ovviamente. Allora, io direi, sì, teniamo questo bassino flat, sì, con tutti e due i pick up, così viene fuori tutte e due, la okay, vera anima sua, sì, e facciamo invece sentire com'è che lavora un pochino, tipo tagliando un pochino le medie. Vai, e enfatizzando un po' le basse, le alte lasciamole così. Alte ne abbiamo già abbastanza. Sì, esatto, gain lo teniamo così. Ti dirò di più, sì, che faccio un'altra modifica fondamentale. Cambiamo dalla barra da barra a dot, perché qui si possono fare entrambe le cose. Se volete i dot, usate i dot. Se invece volete vivere l'ebbrezza, sono i pallini che salutiamo, ci seguono da casa, sì, sì. Se volete invece vivere l'ebbrezza di essere anche voi David Hasselhoff in Knight Rider, però con le lucine blu, con l'altro lo potete... Così è hit. Esatto, la voce meccanica non viene fuori, ma l'abbiamo ci possiamo lavorare. L'abbiamo già proposta a Gianfranco, vediamo nelle prossime iterazioni cosa viene fuori. Come ti facevo? Ciao. Non mi chiedere poi altro, perché kit. Sì, rischierei. Però facciamo un video solo su kit. E... quanti bei ricordi. Beh, torniamo a noi. Vediamo un po' come funziona un po' con lo slap. Un po' vai. Thank you.
molto definita. Per essere un 1.12 direi che picchia abbastanza. Sì, pettina abbastanza. La cosa bella, secondo me, delle accoppiate GR è che riescono a sviluppare una potenza notevolissima pur restando A, compatte, e B, leggere. Perché? E ci suonano sempre super pulitissime. E ci suonano sempre super pulite. Anche per questo, secondo me, complimentano molto bene un basso come questo, che di suo è anche lui molto molto pulito. Diciamo, se volete super pulizia del suono, quello proprio da pavimento lindo, pulito e che sa di candeggina e limone, o candeggino o limone, scegliete voi l'odore che vi piace di più. Ma per il pulito. Sì, anche a me, però è quella cosa che associ proprio alla pulizia. questa è la cosa ideale. Altra cosa, le casse GR pesano niente. Venite a provarle e a sollevarle. Venite a provare a tirarle su. Esatto, ovvio, a meno che non abbiate l'ernia che vi costringe a letto, allora a quel punto non sollevatele, perché comunque vi fate male. Però se siete persone normalmente abili, questa fa assolutamente al caso vostro. Venite a provarle. Grazie per le vostre richieste sempre molestissime, mi raccomando. Grazie a Merigo, ciao. Grazie a Merigo, grazie mille, ti aspettiamo per provarla, ovviamente. Yeah. E per tutti voi, continuate a venire a provare, continuate a mandarci le vostre richieste molestissime su commento, o meglio ancora sul messaggio su Facebook. Meglio ancora, dici? Così non dobbiamo andare a recuperare. Esatto, peccato che ce l'abbiamo lì. Ora, ragazzi, siamo svogliati. Sì, sì. Capiteci. Mandateci un messaggio. Ma anche i commenti sono belli, no? Vabbè, ma sì, ma fate quello che volete. Fate quello che volete, siete mandateci liberi. Sì. Ma dateci un piccione viaggiatore con dentro le pastiglie di droga, mandateci i vostri figli, il portinaio, chi volete, ma diteci che cosa vorreste come prossima richiesta molesta. Amplificatori, oppure pedali, oppure bassi, oppure un misto di... Un cavo? Sì. Beh, guarda, potremmo... Guarda, non sarebbe... Quella sarebbe davvero molesta, perché tipo fare dei plettri. Dei plettri anche. Stiamo dando delle idee pessime. Te lo dico perché verranno fuori. Esatto. Date libero sfogo alla vostra creatività, esatto, e fantasia. E mentre date libero sfogo alla vostra fantasia, cliccate col mouse sui link qui sotto per vedere... Uno basso, e due. La testata, anche la cassa. Mettiamo anche la cassa, dai. Sì. E veniteci a trovare in negozio. Qua nel frattempo rimettiamo la barra, pompiamo un po' le basse. Sì, bravo, spippola un po' di più, okay. E ci vediamo la prossima volta. Oh yeah. Yeah, ciao. Grazie mille a tutti. Ciao, Amerigo.